La CISL Scuola Nazionale ha voluto mettere al centro la categoria, una categoria dimenticata, proprio quella del personale ADA, assistenti tecnici, amministrativi, collaboratori scolastici e DSGA, guardarobieri, infermieri, anche se nelle nostre realtà sono un po' come piante organiche, un po' sottodimensionate. Che cosa è che si vuole? Si vuole porre al centro dell'attenzione del governo, questa categoria, che come ho detto già è stata dimenticata, soprattutto dalla legge Buona Scuola, che ha mirato tutto sui docenti, tralasciando questa categoria che è importantissima nel funzionamento della Buona Scuola. Che serve e cosa chiediamo? Innanzitutto una dotazione organica adeguata e allargata, un'assunzione stabilizzata, come lo è stato per i docenti, mentre in realtà in questo serbatoio del personale ATA vanno a migrare, ad esempio, ex Croce Rossa, ex dipendenti delle province e così via, anche se quest'ultima parte, e allorquando un docente, ad esempio, viene messo fuori ruolo, guarda caso gli si trova un posto tra il personale ATA, come se il personale ATA non fosse una categoria ampiamente specializzata.